Buongiorno, iniziamo la cerimonia. Quest'anno abbiamo deciso di procedere all'elenco dei caduti attraverso la collaborazione dei nostri consiglieri, quindi Maria Antonietta Mellea per prima procederà alla lettura dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Thank you.
Capilupi Vincenzo, fu Sebastiano. Presente. Caporale Taglierico Vincenzo, fu Salvatore. Presente. Soldato del Gaudo Luigi, fu Carmine. Presente. Soldato Tarantino Nicola, fu Antonio. Presente. Soldato Merante Francesco, fu Tommaso. Presente. Soldato Marino Arcangelo, fu Michele. Presente. Soldato Rubino Rosario, fu Raffaele. Presente. Soldato Matrà Francesco, fu Mariano. Presente. Soldato Pullano Giuseppe, fu Luigi. Presente. Soldato Taglierico Giovanni, fu Tommaso. Presente. Soldato Pullano Michele, fu Antonio. Presente. Soldato Scalzo Francesco, fu Tommaso. Presente. Soldato Marino Domenico, fu Alfonso. Presente. Soldato Gravina Alfonso, fu Salvatore. Presente. Soldato Capicotto Francesco, fu Luigi. Presente. Soldato Citriniti Vitaliano, fu Nicola. Presente. Soldato Perricelli Domenico, fu Nicola. Presente. Soldato Riccelli Gilberto, fu Tommaso. Presente. Soldato Dallarico Giovanni, fu Carmine. Presente. Soldato Trapasso Michele, fu Giuseppe. Presente. Soldato Perricelli Giuseppe, fu Francesco. Presente. Soldato Tarantino Achille, fu Giacchino. Presente. Soldato Tarantino Giuseppe, fu Vincenzo. Presente. Soldato Giuliette, Giuliette, Tardo, fu Giuseppe. Presente. Soldato Giuliano Vincenzo, fu Filippo. Presente. Soldato Tomaino Pasquale, fu Concetto. Presente. Oltre altri parlamentari italiana, Marino Domenico, fu Vincenzo. Presente. Soldato Fava Antonio, 1922.
serie e metodi che ritengo all'avanguardia di Firenze. Credo che persone come lei siano utili per il nostro territorio e per il cambiamento che è sempre praticamente auspicabile quando vivo la vita di tutti. Ringrazio naturalmente la banda musicale Città di Cantone, il suo presidente e tutti i suoi collaboratori. Mi scuso con loro perché avrei dovuto quest'anno dedicare uno spazio. Lo faremo sicuramente nel 2017, noi l'abbiamo individuato, e condivideremo con loro questa scelta. Ringrazio per ultimo Diamoriga, per il livello e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, perché senza di loro non avremmo un microfono, una visitazione, una cassa che ci fa in qualche modo e ci consente di farci ascoltare. Le dinamiche della guerra del 15-18, lontano un secolo, sono simili alle guerre ad oggi in corso in molti paesi del mondo. Esse hanno in comune la violenza, l'idea del dominio e della conquista dei territori, la morte di civili e soprattutto di bambini. Quest'ultimi da una parte vittime di scelte dei governi preoccupati soltanto della conservazione del potere e del ricordo, dall'altra coperti di vivere in quei luoghi che l'altro conquista. Lo scorso anno si è celebrato il centenario del sinistro, ma questi anni assumono particolare rilevanza sotto il profilo storico, non solo perché quel periodo bellico ha cambiato la filosofia politica del nostro Stato e determinato un nuovo corso per l'Italia, ma anche perché la ricorrenza dei 100 anni coincide con l'attuale periodo che viviamo, attraversato da una grave crisi ideologica, identitaria, economica e sociale, che interessa le principali nazioni più sviluppate al mondo, di cui l'Italia è parte integrante. Ricordare il 24 maggio 2015, data che segnò per i nostri fanti entrati in guerra, è un doveroso insegnamento per le nostre giovani generazioni e aiuta a non dimenticare, tenere viva la memoria, a ricordare chi ha sofferto e chi, anche qui, fu costretto a partire per il fronte e a pagare con la vita la realizzazione dell'unità d'Italia. Un popolo senza memoria è un popolo senza storia, e la storia di quella guerra assume in considerazione delle nuove istanze xenofobe ed indipendentiste un valore importante. Se si pensa che quel conflitto della prima guerra mondiale aprì le porte al ventennio della dittatura fascista, che sottopose la popolazione italiana ad un periodo tragico e drammatico, fatto di gravi privazioni di libertà e di sofferenze per la popolazione intera. La battaglia di Caporetto, che segnò una grave disfatta per il nostro esercito, la battaglia di Vittorio Veneto, che porterà la vittoria, sono emblemi di quella guerra ed esaltano il carattere del popolo italiano, capace di rialzarsi a seguito della dura sconfitta e di conquistare con coraggio, dignità e determinazione la libertà e l'unità perduta. Il nostro popolo però ha conosciuto anche il dramma dell'immigrazione. Prima e dopo quegli anni molti italiani raggiunsero i paesi del Nord e del Sud America, dell'Australia e del Nord Europa. In quei luoghi oggi familiari, meno distanti, grazie ai moderni mezzi di comunicazione e di trasporto, nostri concittadini, senza conoscenza di una lingua, senza particolari punti di riferimento, furono capaci di costruire con caparbietà e abnegazione un futuro per sé e le loro famiglie. Generazioni diverse si sono susseguite tra la prima guerra e gli anni a seguire, contribuendo da protagonista alla realizzazione dell'Italia repubblicana del 1946 e poi alla ricostruzione e allo sviluppo economico del nostro paese. Generazioni diverse, ma unite però dal comune senso di appartenenza alla nazione e dalla voglia di riscatto della precarietà in cui versava. Questo permette a tutti noi oggi di condurre una vita comoda, libera e dignitosa. Oggi altri popoli vivono quel dramma e vedono nei nostri paesi ciò che molti italiani vedevano nel guardare l'America o l'Australia, una terra di opportunità in cui garantire anche il futuro dei loro figli. Proprio di questi giorni la convocazione del prefetto per parlarci del dramma dell'immigrazione. Un acceso dibattito caratterizza l'Europa e l'Italia sul tema dell'accoglienza, incentivata dai governi da contributi economici piuttosto che umanitari e di solidarietà. Il tutto si svolge nell'indifferenza di chi ha dimenticato quel passato, fatto di sofferenze e inumani sacrifici, ai quali si sottoposero i nostri nonni e i nostri genitori migranti in quei paesi stranieri. Necessaria dunque una riflessione sull'attuale emergenza umanitaria che riguarda coloro che come noi allora scappano dalla guerra, dalla fame e dalla disperazione. Ricordare in questa occasione le 4.220 persone morte per cercare salvezza nell'Unione Europea non è solo una questione di solidarietà,
ma è un obbligo della umanità. Ma il nostro paese vive anche un'altra emergenza, quella ambientale. Le calamità naturali che hanno riguardato la nostra nazione in quest'ultimo periodo mettono a dura prova le popolazioni del centro Italia. Quasi 300 le persone uccise, tra cui molti bambini, dal terremoto del 24 agosto 2016. Se è vero che non si può prevedere quando arriva un terremoto, è altrettanto vero che è mancata nei governi che si sono susseguiti una politica ambientale di territorio capace di limitare ed evitare i danni e le vittime, e che mettesse in sicurezza gli edifici come già accade in altri paesi a rischio sismico come il nostro. Servono con urgenza azioni che prevedano un piano nazionale straordinario di messa in sicurezza dell'Italia dal rischio idrogeologico, il ripristino del fascicolo del fabbricato obbligatorio con una classificazione sismica degli edifici e l'integrazione degli studi sulla pericolosità del territorio in un piano urbanistico. Un piano di investimento nell'educazione e nella formazione sui rischi sismici e ambientali, a partire da più piccoli nella scuola primaria. Nonostante le tante vite spezzate dei terremoti più recenti, a San Giuliano di Puglia, Lato, in Emilia Romagna, le istituzioni hanno fatto poco in questi anni per una seria opera di prevenzione, informazione e controllo. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, gestito dalla Protezione Civile, è passato da 195 milioni di euro degli anni scorsi ai soli 44 milioni per il 2016, mentre i dipartimenti universitari di geologia rischiano di chiudere a causa della carenza di finanziamenti. Un taglio di risorse inaccettabili per il nostro paese, dove 24 milioni di persone e oltre 5 milioni di edifici sono esposti ad alto rischio sismico. Vivere sicuri nelle nostre case e nelle nostre città, non piangere altre vittime sotto le macerie, è un diritto a cui non possiamo rinunciare. Sandro Pertini, dopo il terremoto delle Filippine del 1980, diceva: il miglior modo di pensare ai morti è pensare ai vivi. Attuare misure nel senso prima indicato ci sembra il modo più coerente per realizzare questo pensiero. Ma accanto alle emergenze su indicate, l'Italia vive un momento di grande confronto politico in tema delle grandi riforme relative alla modifica della nostra Carta Costituente. Alla luce di questo dibattito, non può non ricordarsi che la nascita della nostra Costituzione, il 1 gennaio del 1948, avvenne in un momento in cui l'Italia, distrutta dalla guerra, cominciava a respirare a malapena la libertà tolta gli per anni. La nostra Costituzione non fu un compromesso tra la monarchia e il popolo dello Statuto Albertino, allora ancora in vigore, ma un legame democratico, autentico e condiviso, frutto di una consultazione a suffragio universale che mai vi era stata. Fu un pactum unionis, dignitoso tra le migliori espressioni appartenenti alle varie ideologie, in cui la considerazione dell'esperienza della dittatura fascista e la preoccupazione nella ricaduta in un sistema dittatoriale rendeva e faceva apparire l'idea della rappresentatività più importante della stabilità e della governabilità. La nostra Costituzione, è vero, presenta qualche limite da superare, qualche difetto da correggere. Tuttavia, dopo quasi 70 anni, l'impianto delle libertà individuali e dei diritti soggettivi conserva la freschezza e le solennità dei valori conquistati con il sacrificio della Resistenza, cui parteciparono le forze rappresentate dalla Costituente. È presente nella nostra Carta Costituzionale una cultura civica oggi rara. Si afferma una laicità dello Stato, rispettosa della Chiesa. Si riconoscono i limiti di Compromessi e Silenzi, ma si ritrovano quei principi federalisti che hanno realizzato la scelta europea e il lungo e difficoltoso processo di decentramento. Ci sono tutti gli elementi per uno Stato moderno. Se l'Italia non lo è ancora, di certo non lo deve alla Costituzione che resiste nel tempo, ma alla incapacità politica di una classe dirigente che non ha saputo aggiornarla usando gli strumenti che la stessa Carta ha messo a disposizione. Serve una manutenzione accurata che deve essere, a mio avviso, frutto della condivisione e del rispetto di quel pluralismo politico che per anni ha realizzato importanti conquiste sociali. Oggi la centralità delle riforme dovrebbe riguardare in primo luogo la riforma di un sistema sanitario pubblico che tutti ci invidiavano e che non dà più garanzia a chi non ha le possibilità economiche per curarsi, la rimodulazione di un sistema pensionistico umiliato dalle riforme recenti fatte dal governo Monti
che espone le giovani generazioni a un futuro di grave incertezza. Una nuova legislazione sul lavoro, considerato che le recenti riforme del governo Renzi hanno realizzato una maggiore debolezza dei lavoratori e un'eccessiva dipendenza da un sistema che guarda sempre più all'aspetto dell'economia e della produttività e sempre meno a quello umano. Servono politiche di sostegno al reddito per ridare opportunità ai giovani e per inserire nel mondo del lavoro persone che sono fuori, in grado di generare non assistenzialismo, ma di promuovere le capacità umane e al contempo dare dignità e sicurezza a chi l'ha persa. Serve una politica per famiglie, per le famiglie, che ostacoli l'invecchiamento e lo spopolamento di questi luoghi e che incentivi la nascita dei bambini. In questa ottica, la proposta di una riforma costituzionale potrebbe avere quella credibilità di cui oggi manca e potrebbe dare la garanzia necessaria che la stessa non realizzi un sistema di potere accentrato nelle mani di pochi a discapito di coloro che sono più poveri e più deboli. C'è bisogno di persone che siano esempio di moralità, di onestà, capaci di realizzare le cose che ogni popolo dovrebbe avere: un lavoro, una casa, il curare la salute dei propri cari. Mi piace pensare che il meglio deve ancora venire, che il passato è passato e che è tempo di pensare al futuro. Se ognuno di noi fosse capace di questo, ogni luogo potrebbe divenire l'esempio di un futuro di cambiamento, ove svolgersi una vita migliore per tutti, come diceva Nelson Mandela. E con questa speranza che vi lascio, vi rinnovo un sentito ringraziamento per la partecipazione, la presenza, la pazienza, con la quale mi avete ascoltato, e auguro a tutti voi una buona domenica, lasciando il saluto a Don Gaetano Rocco. Saluta, ma vi benedice, che è il saluto migliore che possiamo fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio fonte di perdono e di pace sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Nella visita di questo luogo, noi rinnoviamo la fede nel Cristo morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno, e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a Lui nel trionfo sulla morte. Con questa certezza eleviamo al Padre la nostra preghiera unanime di suffragio e di benedizione. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Ascolto, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora faremo la preghiera di benedizione. Sii benedetto, Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la resurrezione di Gesù dai morti a una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravvive in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi nella gloria futura.
l'eterno riposo. Buona Signore, segna adesso la luce perpetua e riposo in pace. Amen. L'eterno riposo, buona loro Signore, splendi ad essi la luce perpetua e riposo in pace. Amen. L'eterno riposo, buona loro Signore, splendi ad essi la luce perpetua e riposo in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buona domenica e buon appetito a tutti voi. Non è che questo è proprio.
ieri sera sono stati. No, ieri sera. Ieri sera. Era poi. Da poco è bellissimo.